Buonasera dell'informazione flash di Calabria News 24. Queste le notizie principali delle nostre breaking news della sera. Apriamo con il punto sul contagio Covid. Sono 2.451 i positivi di oggi in Calabria, 7 le vittime, mentre 1.395 i guariti. E passiamo adesso alla cronaca. Catanzaro, raid vandalici in alcune scuole del territorio e anche casi di furti di materiale didattico, denunciati 6 minori individuati grazie alle analisi delle immagini di videosorveglianza. Invece ci spostiamo a Cassano Ionio, avrebbero presentato delle false attestazioni allo scopo di poter beneficiare del reddito di cittadinanza. 10 cittadini, di cui 5 di origine straniera, sono stati denunciati dai carabinieri. E invece siamo stati a Catanzaro a seguire l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Ai nostri microfoni il procuratore regionale Maria Rita Rachele Aronita. E chiudiamo invece con le immagini del nostro speciale, perché siamo stati a Montaltofugo in un'attività che aiuta, cura e trova una famiglia agli amici a quattro zampe. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento è per domani, come sempre alle 13.30 alle 19 con le breaking news di Calabria News 24.